li van fer una fotografia i, tornant cap a casa, la van portar a l'Ajuntament. És així com la meva família va intuir que podria ser el seu germà. Les meves cosines es van posar en contacte amb l'Ajuntament d'aquest poble francès i van descobrir que els que havien posat la placa eren companys del seu tiet i que encara estaven vius. Així que van anar cap a França i van poder participar a la festa commemorativa que es fa en el seu honor el dia 26 de juny, que és el dia del seu afusellament. La meva tieta va poder conèixer el seu company i va poder saber la història del seu germà. El seu germà, en sortir d'Espanya, va acabar en un camp de refugiats presoners i allà va prendre contacte amb la resistència francesa. Els seus companys van explicar que gràcies a la seva experiència, doncs, els havia salvat la vida en diverses ocasions. En una d'aquestes accions, ell va ser ferit i és llavors quan els seus companys decideixen portar-lo a l'Hospital de Dom. Encara que es corria un gran risc, però per salvar-li la vida, doncs ho van fer. Allà va ser quan el van descobrir els militars nazis, el van treure de l'hospital i el van afusellar allà davant mateix de la porta. El José Duerto, quan va morir, tenia 25 anys. Bé, doncs, aquesta història, que sembla una mica de pel·lícula, doncs, us la volia explicar perquè, vist que avui dediquem el programa al retrobament de l'Elio, la història de la meva família es va resoldre d'una manera totalment casual, d'aquestes casualitats fantàstiques que a vegades té la vida. Però amb la meva intervenció el que volia destacar és la fantàstica feina i la importantíssima feina que fan els investigadors i els historiadors per resoldre i donar nom i cara i família a tots aquests retrobaments. Avui en dia, que es parla tant de memòria històrica, doncs és molt important aquesta feina, perquè cada vegada queden menys testimonis vius que varen viure aquella època. I llavors arribarà un moment, doncs, que tot, la identificació cada vegada és més difícil. Així doncs, volia agrair la feina i la col·laboració en aquest programa dels investigadors de Barcelona i sobretot de la família de l'Elio. Gràcies. Sobre el pit, en aquest bosc humit, el silenci és l'enemic. A tren d'alba partim, seguint les llums del matí. Travessem l'aurora entre cingles del massís. En aquestes muntanyes sobreviure, resistir. He canviat mil cops de nom, però tots saben qui som. Guerrillers supervivents, combatents de l'últim front. Roges cremen al nostre horitzó. La casa on dormíem és un esquelet de foc. Ha matat el mas obert, ens solia refugiar. A nit ens va somriure quan ens vam acomiadar. La lluna ens recorda que som com estels errants. Ombres d'una guerra perduda encendes de fang. I quan la foscor ens vens acaricien soledat. Un record en blanc i negre, el motiu del meu combat. I si demà no tornarà allò on et vaig deixar. I que recordes que un dia joves com nosaltres vam marxar a lluitar. Armats d'amor i coratge i un clavell roig amagat. Combatem fins l'últim dia sota la bandera de la llibertat. We'll be right back.
desvelar-les nits sense dormir. Sent que el vell revòlver que em descansa sobre el pit. En aquest bosc humit el silenci és l'enemic. Atent el va partim seguint les llums del matí. Travessem l'aurora entre cingles i el massís. En aquestes muntanyes sobreviure, resistir. Hem canviat mil cops de nom, però tots sabem qui som. Guerrillers supervivents, combatents de l'últim front. I si demà no tornarà al lloc on et vaig deixar, vull que recordes que un dia joves com nosaltres vam marxar a lluitar. Armes d'amor i coratge i clavet roig amagat. Combatem fins l'últim dia sota la bandera de la llibertat. I si demà no tornarà al lloc on em vaig deixar, vull que recordes que un dia joves com nosaltres vam marxar a lluitar. Armes d'amor i coratge i clavet roig amagat. Combatem fins l'últim dia sota la bandera de la llibertat. Eccoci, siamo di nuovo qua in studio. Come probabilmente avrete notato, ci sono stati altri problemi tecnici, quindi è saltato alcuni audio sono saltati e io non riesco a recuperarli, però la parte del leone della nostra puntata odierna era parlare di Elio Giglioli e del recupero dell'identificazione, il recupero della salma è stato riportato qui in Italia. Abbiamo oggi in trasmissione uno dei parenti di Elio, Enrica Volpi, che salutiamo, diamo il benvenuto alla nostra radio. Ciao Enrica. Ciao a tutti, grazie mille per l'interessamento e ho piacere di essere con voi per quel che posso fare e dire. Allora, noi ci siamo appassionati a questo, a voi, insomma, a Elio e a tutta la vicenda, perché abbiamo trovato, c'è una nostra ascoltatrice, Dulos, che ha trovato notizie, poi tirando i fili delle notizie siamo arrivati a voi e quindi volevamo innanzitutto insomma qualche parola su Elio. Chi era Elio, perché se n'è andato in Francia, poi in terre catalane, quali erano le spinte che l'hanno portato a tutto questo? A tutto questo, benissimo. Allora, premettendo che né io come cugina né i cugini Ziglioli, tutti i cugini di Elio, chi per via di padre, chi per via di madre, nessuno di noi l'ha conosciuto, ma chiaramente nelle nostre famiglie si è sempre sentito di questo ragazzo spinto da ideali. Perché conoscendo il fascismo, cos'è stato in Italia e poi essendosene andato per raggiungere la Francia,
da dove poi, ecco, c'è da dire che noi non abbiamo più avuto notizie, diciamo, dopo il 46. Adesso grosso modo c'è Federica che su questo è molto più precisa, perché lei è una grande ricercatrice. Io posso parlare di cuore, di petto, perché sono, diciamo, mi sono interessata fisicamente alla storia di Elio, cioè inseguendolo per Castellar, per la Catalogna. Però ecco, le nozioni precise Federica sicuramente vi darà più soddisfazione. Comunque Elio parte intorno alla 46-47, non se ne ha più notizie. Era un ragazzo, da quel che si dice, molto, molto preparato a tante cose, parlava più lingue. Chiaramente l'ideale che aveva dentro era un ideale quasi anarchico, perché si dice avesse un maestro che l'avesse un po' introdotto. Anche il padre comunista, che appunto ha dovuto sfuggire ai fascisti riparando in Francia, il nonno materno, lo zio che dava rifugio ai partigiani qui della zona, insomma, hanno creato questo ragazzo con un ce l'hanno cresciuto, e dentro aveva questi ideali di giustizia, soprattutto antifascista. E questo era quello che noi sapevamo di Elio. Poi diciamo che di lui più nessuna notizia, vuoto, silenzio, ombra, cercato dovunque, sia dalle famiglie Ziglioli, sia da parte della mia famiglia, mio padre che era suo zio, ambasciate sia Argentina, legione straniera, perché addirittura si diceva che potesse essere partito con la legione straniera, e sai, quando vai per queste missioni probabilmente non lasci testimonianze dietro a te. Bene, senti, ci hai detto un po' di cose su Elio. Andiamo ai giorni odierni. Tu sei stata lì a Castellar del Vallès, sei rientrata con i resti. Insomma, raccontaci un po' come hai vissuto questi giorni e le cerimonie che avete avuto ieri. Allora, anzitutto qui si è svolta una cerimonia bellissima, ma io vorrei partire anche da quella di Castellar, perché hanno fatto onore, hanno dato onore e dignità con il lavoro che loro hanno svolto, a partire dagli storici. Non so se posso dilungarmi a dir nomi o se volete una cosa più... Ah, no, comunque... puoi dire. Ok, quando Roberto Ziglioli e Federica ricevono la prima email con la quale si cercano eventuali familiari di Elio Ziglioli, comincia la storia di Elio, che però giustamente ha bisogno di un po'. Niente, io sono la prima fisicamente, perché sono quella che ero più libera, avevo più tempo e meno impegni familiari, di conseguenza vado a conoscere Argimiro Ferrero, lo storico. Ritorno l'anno dopo e vado, mi accompagnano e mi danno il permesso di visitare un luogo di Castellar, cioè una parte all'esterno del cimitero Castellar, dove secondo le ricerche di Jordi Villemot e Argimiro Ferrero dovrebbe essere stato sepolto Elio. Perché dico questo? Perché la notizia arriva da loro dicendo che è stato catturato, torturato e ucciso a Castellar del Vallès. Quello che è sorprendente, che ci lascia un po' sorpresi, perlomeno me lascia sorpresa, è che in un libro regalatomi da Argimiro Ferrero al tempo, parlo del 2011, la prima volta che lo incontrai, si parlava di Elio, nato a Lovere, ucciso lottando contro i franchisti con il gruppo anarchico dei Sabaté. Per cui questo, per noi che lo cercavamo da sempre, ci lascia un po' perplessi. Comunque al cimitero mi lasciano porre una placchetta col nome di Elio, in attesa poi di ulteriori sviluppi. Gli ulteriori sviluppi, pronto? Sì, sì.
Ah, scusa, perché il mio telefono ogni tanto fa le video, scusa. Gli eventi, poi eccoli arrivare l'anno scorso, anzi 2 anni fa, quando il regista di Castellar per